Il 1° ottobre potrebbe segnare l'inizio di qualcosa di inquietante. Nuovi peccati, una chiesa che sembra chiedere scusa per la sua stessa esistenza e un papa che sembra voler riscrivere la fede cattolica. Stiamo assistendo a un tradimento delle radici della chiesa? O stanno creando una nuova religione sotto i nostri occhi? In questo video ti svelerò cosa sta succedendo davvero e perché potrebbe essere l'inizio della fine della chiesa come la conosciamo. Nel corso del tempo è emerso un dibattito crescente all'interno della Chiesa Cattolica riguardante un possibile cambiamento di direzione sotto la guida di Papa Francesco. Molti fedeli e osservatori della Chiesa ritengono che la sua interpretazione del cattolicesimo sia radicalmente diversa, non solo rispetto ai suoi predecessori immediati, ma soprattutto rispetto ai papi preconciliari. Ciò che viene discusso è se le sue dichiarazioni e i suoi insegnamenti riflettano ancora la tradizione della fede cattolica che risale a secoli fa. Alcuni sostengono che sarebbe difficile trovare collegamenti tra gli insegnamenti attuali e quelli di solo un secolo fa, tanto sono cambiate le posizioni ufficiali. Questo dibattito si è intensificato con la recente pubblicazione di un documento proposto dal Sinodo sulla sinodalità, che molti vedono come un segno tangibile di una nuova religione all'interno della Chiesa. Tale documento, diffuso come una sorta di comunicato stampa, ha rapidamente catturato l'attenzione online. Tuttavia, molti fedeli, non avendo il tempo o l'abitudine di seguire costantemente le vicende della Chiesa su internet, potrebbero non essere consapevoli della portata di queste novità. Questo è il momento di esaminare insieme il documento e discutere le sue implicazioni, poiché potrebbe rappresentare un cambiamento epocale. Per esempio, una parte del documento menziona un evento chiamato celebrazione penitenziale previsto per il 1° ottobre nella Basilica di San Pietro. Questo evento si inserisce in un contesto di riflessione e penitenza per la Chiesa, ma alcuni critici sottolineano come sembri riflettere peccati nuovi, mai visti prima, e interpretazioni moderne che non appartengono alla tradizione cattolica. La celebrazione, prevista per la sera del 1° ottobre 2024 nella Basilica di San Pietro, sembra porsi l'obiettivo di riconciliare la Chiesa con se stessa e con il mondo, proponendo però una visione piuttosto nuova del peccato e del perdono. Secondo il testo, la Chiesa debba chiedere perdono, non solo per i peccati individuali dei suoi membri, ma per colpe collettive. Il confessionale, quindi, non sarebbe solo un luogo di perdono personale, ma un simbolo di un nuovo inizio per l'intera comunità ecclesiale. Questa idea di una Chiesa che chiede perdono per colpe collettive non è stata ben accolta da tutti. Alcuni critici vedono in questo un distacco dalla tradizione cattolica, secondo la quale la Chiesa è il corpo mistico di Cristo e, come tale, non può essere considerata peccatrice. I peccati, per i critici, sono personali e individuali e la Chiesa, come istituzione divina, non può essere macchiata da errori umani. Tuttavia, il documento sembra voler ridefinire questo concetto, includendo nuove categorie di peccato che riflettono le sfide del mondo contemporaneo. Fra i nuovi peccati menzionati, vi sono quelli contro la pace, contro la creazione, contro le popolazioni indigene e contro coloro che migrano. La celebrazione penitenziale prevede, infatti, testimonianze di persone che hanno sofferto a causa di queste colpe. Viene poi sottolineato che lo scopo della confessione non è denunciare il peccato altrui, ma riconoscere che, con omissioni o azioni, tutti siamo in qualche modo responsabili della sofferenza e del male inflitti agli innocenti. È un invito a chiedere perdono non solo per se stessi, ma anche in nome di tutta la Chiesa e di tutti i battezzati. Questo concetto segna una rottura con la tradizione cattolica, dove la confessione è un atto personale tra l'individuo e Dio. Ora, sembra che la Chiesa si stia assumendo la responsabilità collettiva di peccati passati e presenti, una mossa che ha sollevato critiche per il rischio di diluire il senso di responsabilità individuale e di creare una colpa diffusa. Includere questi concetti nella teologia del peccato rappresenta un cambiamento significativo, che sembra spostare il focus dalla tradizionale dimensione spirituale del peccato, come la separazione da Dio, a una più sociale e politica. In questo contesto, confessare a nome di tutti i battezzati solleva un'altra preoccupazione teologica. Chi critica questo approccio sottolinea come il sacramento della confessione, per sua natura, sia un incontro personale tra l'anima e Dio. Chiedere perdono per le colpe collettive di tutta la Chiesa, o peggio, del mondo, potrebbe essere interpretato come una distorsione del ruolo del penitente e del confessore.
Il rischio, secondo i detrattori, è che la Chiesa stia abbracciando una forma di relativismo morale, in cui il peccato non è più qualcosa di chiaramente definito nelle scritture e nella tradizione, ma diventa un concetto flessibile, adattabile alle tendenze contemporanee. Un altro aspetto fondamentale è l'introduzione di nuovi peccati come quelli contro la creazione, contro le popolazioni indigene, contro le persone in movimento, ossia i migranti, contro le donne, la famiglia e i giovani. L'inclusione di questi temi nella celebrazione penitenziale ha sollevato molte domande. Fino a che punto questi nuovi peccati sono in linea con la dottrina cattolica tradizionale? E soprattutto, che cosa significano esattamente? Il peccato contro la creazione, ad esempio, è descritto in modo piuttosto vago. Non è chiaro a cosa ci si riferisca precisamente. Si parla di inquinamento, di cambiamento climatico, di sfruttamento delle risorse naturali. Molti critici sottolineano che la Bibbia e la tradizione cattolica insegnano che l'uomo è il custode della terra, ma il linguaggio utilizzato in questo documento sembra più allineato a ideali ecologisti moderni, piuttosto che a una teologia classica del peccato. Altrettanto ambigua è l'accusa di peccato contro le popolazioni indigene. Secondo alcuni, il rischio è quello di usare il concetto di peccato per affrontare questioni storiche e politiche, piuttosto che mantenerlo legato alla sfera morale e spirituale. Il documento menziona anche il peccato contro coloro che si spostano, riferendosi probabilmente ai migranti. Ancora una volta, la questione è affrontata in termini generali, senza una definizione chiara. Si tratta forse di una critica alle politiche migratorie restrittive? O di una condanna del rifiuto di accogliere gli stranieri? Infine, tra i nuovi peccati figura il peccato di utilizzare la dottrina come pietre da scagliare, una frase particolarmente significativa e provocatoria. Questa sembra essere una critica diretta a coloro che interpretano la dottrina in modo rigoroso, spesso associata ai cattolici più tradizionalisti. L'idea che difendere con fermezza la dottrina della Chiesa possa essere visto come un atto di aggressione rappresenta una rottura significativa con il passato. Nella storia del cattolicesimo, la dottrina è sempre stata considerata il fondamento della fede e non uno strumento di divisione. Eppure, con questa nuova interpretazione, sembra che la difesa rigida della dottrina possa essere considerata un peccato in sé, il che ha sollevato preoccupazioni tra i fedeli che vedono in questa posizione un allontanamento dalla dottrina tradizionale della Chiesa. Nel cuore del documento del Sinodo emerge chiaramente una delle nuove categorie di peccato più discusse: il peccato contro la sinodalità. Questo concetto, al centro del pontificato di Papa Francesco, viene descritto come una mancanza di ascolto, di comunione e di partecipazione da parte di tutta la Chiesa. Ma cosa significa realmente peccare contro la sinodalità? Questa domanda ha suscitato numerose perplessità, poiché la sinodalità è un'idea relativamente recente e non ha una tradizione definita nella storia della Chiesa. La sinodalità, secondo Papa Francesco, è un processo di ascolto reciproco e di discernimento collettivo, dove tutti i membri della Chiesa, laici, religiosi e clero, sono chiamati a partecipare. Peccare contro la sinodalità, quindi, significherebbe non ascoltare, non dialogare e non cercare l'unità all'interno della comunità ecclesiale. L'assenza di una definizione precisa solleva dubbi sulla reale portata di questo peccato, portando molti a pensare che si tratti di un mezzo per silenziare chi critica l'attuale direzione della Chiesa. È un peccato vago, che sembra aprire la strada a un controllo ideologico piuttosto che a una vera riflessione spirituale. Inoltre, il documento prevede che, al termine della confessione dei peccati durante la celebrazione penitenziale, il Papa stesso richiederà perdono a Dio non solo a nome della Chiesa, ma anche per l'intera umanità. Questo passaggio è visto da molti come una novità assoluta, poiché storicamente il ruolo del Papa è sempre stato quello di rappresentare la Chiesa, non di chiedere perdono per l'umanità nel suo complesso. È un atto simbolico che, secondo alcuni, sembra avvicinare la figura del pontefice a un mediatore universale, rompendo con la tradizionale visione del Papa come custode della dottrina cattolica. Cosa ne pensi? Se ti è piaciuto il video, commenta Amen. Che Dio ti benedica!